Allora ragazzi, appena finita Fiorentina a Benevento, vinto 1-0 la Fiorentina. Non vi voglio raccontare le stesse cose che probabilmente vedrete negli altri centinaia di video che stanno su YouTube. Riguardo ovviamente la commozione che c'è stata per Astori, perché comunque la partita è stata veramente condizionata dal minuto di silenzio, dalla tristezza che c'era negli spalti e anche in campo, sia da una che dall'altra parte. Quindi racconta un po' la partita, lascia un po' il tempo che trova. Comunque sia, il Benevento ha cercato di giocare, la Fiorentina è passata a vantaggio con un colpo di testa di Victor Hugo, che peraltro c'ha il numero 31, che è l'opposto di quello insomma che c'era la storia, che era il 13. Dopodiché ci sono state delle occasioni più dalla parte della Fiorentina che del Benevento nel primo tempo. Il Benevento è uscito fuori alla fine della partita, ha preso anche un palo con un colpo di testa, ma poi nel finale ha preso anche un palo bellissimo dei Badeli con un tiro dalla distanza. Insomma, tutti stavano a sperare che il pallone entrasse, perché comunque Badeli, le parole le avete sicuramente sentite, è stato quello che ha fatto il discorso al funerale, vice capitano, sicuramente il discorso più toccante. Però volevo pure dirvi che, cioè, analizzare un po' quello che è successo nella settimana con la morte di Astori, vari video, innanzitutto volevo dire che secondo me c'è stato un nervosismo anche in alcuni video immotivato riguardo a come le persone si dovevano comportare per esprimere il dolore per Astori, insomma, delle critiche a fanpage che ha fatto troppi video, a chi ha fatto video il primo giorno, a chi il secondo, a chi video tristi, a chi video allegri. Insomma, ognuno penso ci abbia il diritto ad esprimere le cose come vuole, soprattutto su un argomento del genere. E poi effettivamente analizzare un po' quello che è successo, perché la movimentazione che c'è stata nel mondo del calcio, il sentimento di tristezza che ha coinvolto così tanti giocatori e così tante squadre, veramente è vero che c'è stata una perdita di un calciatore importante, perché comunque era il capitano della Fiorentina, che rimarrà sicuramente una società segnata per sempre da questa scomparsa. Però evidentemente anche a Astori aveva dei valori importanti che hanno fatto sì che le persone intorno a lui comunque si legassero a lui, anche se hanno giocato con lui per poco tempo, se erano di passaggio. Quindi secondo me, e l'ha espresso anche Benassi questa alla fine della partita di oggi, che è stato sorpreso anche dalla quantità di persone che hanno dimostrato l'affetto verso Astori, perché evidentemente lui aveva dei valori, un'umanità che ti coinvolgevano, e non è una scomparsa come tutte le altre, secondo me. Quindi la differenza la fa ancora veramente i valori, la bontà, e anche se la famiglia adesso sarà sicuramente disperata, penso che alla lunga questo sia una delle cose che gli rimarrà, perché effettivamente la vita che ha vissuto Astori è stata sicuramente una vita giusta, e questo si è visto da come ha reagito tutto il mondo del calcio e chi lo conosceva. Anche chi non lo conosceva personalmente sicuramente sarà stato toccato da come le persone che stavano vicino hanno preso questa scomparsa. Quindi questo era quello che volevo dire sulla partita di Fiorentina a Benevento, che è stata giocata nel nome di Astori. Diciamo, non credo vi farà altri video a riguardo. Quindi questo è tutto ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un like, se non vi è piaciuto mettete un dislike, mi raccomando. Iscrivetevi al canale e ci vediamo dopo per il resoconto delle altre partite. Ciao.